Salve, oggi vi mostro come lavorare con la catenetta per avere dei cordoncini da utilizzare in svariati modi, sia per creare degli accessori di bigiotteria che per abbellire dei nostri lavori a maglia, ai ferri all'uncinetto. Dunque, questo come potete vedere è un cordoncino realizzato con del sottilissimo filato in lurex e viene molto carino perché dà un effetto proprio gioiello. Un'altra utilizzazione che posso mostrarvi è questa in cui ho fatto una decorazione su un cappello. Lavorato all'uncinetto, oppure ecco come vi ripetevo i cordoncini da mettere al collo per stringere, e questi poi li potete decorare alle loro estremità con delle perle e degli accessori in metallo. L'ultimo cordoncino che ho fatto è stato questo per una cappa in lana lavorata con i ferri circolari ed ho fatto questo cordoncino che poi ho decorato con queste palline in metallo, le perle in metallo traforato. Bene, ora vi mostro come iniziare a lavorare con le catenette. Queste che vedete sono le mie fatte a casa, questa col cartoncino e questa con un rocchetto di filo in plastica. Le punte sono state fatte in questo caso con le forcine, poi leggermente piegate sulla sua sommità, e questo con le mollette, è più piccolo. E naturalmente, se date una guardata nel mio canale YouTube, potrete trovare anche il video che vi mostra come creare in casa queste catenette. Dunque, ora per fare il cordoncino non occorre altro che la nostra catenetta, un uncinetto, un ago da lana, un gancio, qualcosa per diciamo per dar peso all'inizio del lavoro. Ora prendiamo il filo, potete utilizzare sia cotone che lana, come vi ho detto, oppure lurex. Inseriamo in questo caso la lana e formiamo una specie di peso agganciandolo con questa mollettina. Ora, quando fate la catenetta, dovete in qualche modo segnare una parte di inizio che serve, come per esempio nei ferri circolari, a sapere quando abbiamo terminato il giro. Ora iniziamo facendo questo lavoro. Giriamo il filo in questa maniera intorno alle quattro mollette. Siamo tornati all'inizio. Adesso non dobbiamo far altro che avvolgere il filo in modo lineare intorno alle mollettine. Adesso iniziamo proprio con il lavoro vero e proprio, sarà poi quello ripetitivo. Andiamo a prendere il nostro filo sotto e lo accavalliamo. Vedete a che serve il filetto che viene fuori ogni tanto per dare tensione. Allora possiamo utilizzare, ripeto, anche un filo, un ago da lana, come mi rimane più comodo, perché in pratica il lavoro è questo: prendere la maglietta sotto e accavallarla
al filo che abbiamo posizionato sopra. Ecco, qua diciamo che questo è il nostro primo giro. Ora rifacciamo tutto il movimento con il filo in tensione. Riprendiamo. Diciamo che lo spazio di questa mollettina è un po' più stretto rispetto agli altri, quindi faccio un po' fatica. Basta cambiare l'uncinetto con uno più sottile. Facciamo il nostro giro continuando ad accavallare la maglia precedente sul filo. Siamo arrivati al punto d'inizio, dove vedete questa macchiolina rossa che io ho segnato col pennarello. Avvolgiamo di nuovo per continuare bene il lavoro. Dovete tirare ogni tanto la codina che fuoriesce dal rocchetto. Allora, riprendiamo. Uno, due, tre, facciamo un po' di tensione e continuiamo così. Fino a raggiungere la lunghezza del cordoncino. È ovvio che all'inizio sembra una cosa un po' noiosa, però poi diventa talmente meccanica la cosa che vi ritroverete ad avere un bel cordoncino senza aver fatto troppa fatica. Tiriamo e continuiamo in questo modo. Ecco qua, dopo alcuni giri vedete che inizia ad uscire il cordoncino. Ora possiamo continuare fino a quando non raggiungiamo la lunghezza di cui abbiamo bisogno. Ricordatevi di tirare sempre l'inizio del cordoncino sotto, in modo che avremo una tensione, ecco, una tensione diciamo giusta sulla parte superiore da accavallare. Anche perché poi magari scappano le magliette, niente di recuperabile perché si recuperano, si prendono e si rimettono a posto. Però ecco, come vi dicevo, una volta iniziato a lavorare, poi tutti i movimenti vengono automatici. Ecco qua. Penso che la cosa sia abbastanza chiara. Il nostro cordoncino ha preso forma. Continuate sempre, come vi ripeto, fino alla lunghezza desiderata. Una volta che siete arrivati al termine, non dovete far altro che prendere con un ago da lana o con l'uncinetto le quattro maglie che rimangono sul rocchettino, sulla catenetta, far passare il filo all'interno e chiudere.
Quindi potete farlo sia tagliando questa parte, infilandolo nel lago da lana e poi passando l'ago dentro le magliette rimaste. Chiudete, fermate il filo e utilizzate i vostri cordoncini come più vi piace. Spero di esservi stata utile anche questa volta e un saluto da Lilla e ci vediamo al prossimo video tutorial.